nel comune di Altomonte con il sindaco. Sempre un piacere essere qui con voi. Buongiorno, è sempre un piacere avervi ospiti e potervi avere come nostri validi sostenitori e collaboratori per la riuscita delle nostre manifestazioni culturali, per le quali sappiamo già vi dobbiamo tanto. Grazie, è stato un evento importante quello della presentazione del film che ha visto protagonista Altomonte. Abbiamo finalizzato un lavoro che è cominciato lo scorso anno, quando Altomonte è stato trasformato in un set cinematografico all'aperto. Altomonte è buona parte del comprensorio, quindi diciamo che la Calabria ha sfruttato quelle che sono le sue prerogative di bellezze ambientali, di bellezze architettoniche, di centri storici integri, di borghi, dalla particolare valenza e dalla particolare suggestione, mettendolo a disposizione di produzioni cinematografiche di primissimo livello. Parliamo di produzioni della Pepito, parliamo di Luca Lucini, di uno dei più grandi registi italiani del momento, e di attori Amazon importanti. E un prodotto che è stato acquistato da Amazon sarà disponibile su Amazon Prime e che poi andrà nei cinema di tutti quanti Italia. Quindi certamente un prodotto di straordinaria qualità e per Altomonte e per la Calabria una grandissima occasione di promozione. Sì, infatti abbiamo visto come protagonisti Altomonte e l'Arco Magno, che è la prima volta che appare in un film del genere. Addirittura 007 desideravano inserirlo all'interno come scenografia naturale e non è stato possibile. Ma è una bellissima location sul mare Tirreno, a pochi chilometri da qui, che piano piano sta conquistando fama. Cioè oggi della Calabria non si vedono più soltanto le immagini, ipotizzo, di Capo Vaticano, Tropeo, di altri luoghi bellissimi della Calabria, ma comincia a scoprirsi e a vedersi anche l'Arco Magno, che è un luogo veramente magico, con delle suggestioni di colori al tramonto e all'alba veramente spettacolari. È vero, è vero. Quindi la Calabria come simbolo di questo amore puro, un amore che va oltre i confini e oltre le strutture. Ma credo che il fascino del racconto sia soprattutto il fatto di ribaltare degli stereotipi. La Calabria per molti anni è stata indicata come un luogo di arretratezza culturale, di arretratezza sociale, di non inclusione, di non apertura a quelle che sono le nuove condizioni di carattere socio-economico che un mondo globale invece richiede. E quindi il fatto che una storia così particolare, in cui un amore anche contrastato tra due persone dello stesso sesso, diventa invece qualcosa che va contro i tabù non solo della Calabria, ma di quelli che potrebbero essere i tabù di tutto il mondo. E quindi ambientarlo qui in Calabria con dei soggetti immaginati come calabresi è ancora più forte. Poi è una storia d'amore, lo dicevano ieri Luca, lo dicevano gli interpreti, lo diceva la produzione. È una storia di amore e di identità. E credo che la Calabria sia una terra dei sentimenti forti, per cui cade bene. Tanta passione, io faccio i miei complimenti perché abbiamo testimoniato tante inaugurazioni di panchine arcobaleno e quelle erano delle situazioni simboliche e rimanevano là, invece voi siete andati oltre, avete proprio dimostrato un'apertura universale e questo è importante, testimoniato su uno schermo scenografico o comunque su Amazon Prime a livello mondiale. Siamo stati coinvolti in un progetto, è un progetto che ci ha convinto e abbiamo fatto del nostro meglio per renderlo qualitativamente il migliore possibile. Grazie ancora, complimenti e alla prossima qui in questo bellissimo comune di Altomonte. Grazie, buona giornata.